Bentornati amici di Bet Italia Web, siamo tornati con una puntata di Sport USA News and Tips, oggi in versione podcast, perché dobbiamo parlare di oggi solo MLB, dobbiamo parlare però di diverse partite perché ci sono molte sfide interessanti, quindi andiamo subito con ordine. Recap: ieri domenica da 4-4-1 nelle nostre scommesse, quindi domenica di sostanziale pareggio, abbiamo preso la free pick, erano gli Athletics vincenti, avevamo dato nel nostro canale Telegram quello Pro MLB anche due giocate non a bilancio, una era la doppia Rangers più National che non è entrata, 2.46 di quota, però sarebbe entrato Verlander over 9.5 strikeout a 2.10, altra grande prestazione del pitcher di Houston. Io direi di passare subito alla giornata di oggi, come detto bando alle ciance, parto subito con la free pick, Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, vado in run line sui Rays, -1.5 a 1.82, sfida di AL East al Tropicana, non mi aspetto assolutamente che i Blue Jays possano fare il colpo con Vagues Pack al via, visto molto poco in MLB ovviamente, 7 volte, 2 delle quali contro Tampa, cui ha concesso 6 run in 9 inning, mentre per i Rays c'è Charlie Morton che sta giocando davvero una grande stagione, 12-3 con 2.78 era, il 14 aprile scorso ha sfidato Toronto, solo 4.2 inning, ha concesso però solo una run. Tampa è una delle squadre più hot del momento, ha una grande motivazione e oggi la prendo assolutamente in run line. Pensate che 54 delle 65 vittorie dei Rays sono arrivate con 2 o più run di scarto, quindi alzo la quota con l'handicap -1.5 e questa è la free pick. Ora ho altre 7 partite su cui discutere, la prima è New York Mets Miami Marlins gara 1, perché qui ci sarà un double header oggi in prima serata alle 22 mi pare, orario italiano, nel momento in cui registro non ci sono ancora le quote, la linea per under F5 che sapete che è una giocata sempre interessante quando parte Jacob deGrom, ha concesso 2 run totali nelle ultime 4 uscite, la settimana scorsa altra cassa in under F5. Contro i White Sox ha concesso una sola run, tra l'altro ha messo a segno 11 strikeout, gran bella prova. De Grom in stagione è 3-1 con 3 era in 4 sfide contro Miami, a cui ha messo a segno 31 strikeout in 24 inning. Vediamo se trovo anche le linee di strikeout del buon De Grom, eccole. Over under 9.5, non semplice, meglio dirigersi su under F5 appena uscirà la linea, io me l'aspetto, quella totale è a 7.5, io me l'aspetto intorno a 4, under F5, anche se dall'altra parte ci sarà Sandy Alcantara, che non vince da 6 uscite, nell'ultima è stato tremendo, ha concesso 7 run in poco più di 4 inning in Minnesota, incrociamo le dita, gli attacchi non sono il massimo, specialmente quello di Miami, che è il peggiore in assoluto nei primi 5 inning, segna solo 1.92 run di media, tra l'altro Neil Walker è in dubbio da una parte, Robinson Cano dovrebbe essere out dall'altra, che dire, aspettiamo le linee e vediamo. Passiamo a Pittsburgh, il destino ha messo subito contro Jordan Lyles contro i Pirati, Lyles ha iniziato la stagione con Pittsburgh, poi è stato ceduto nella trade deadline di rientro a Milwaukee con cui ha giocato l'anno scorso, va detto che contro Pittsburgh non ha grandi numeri, 6.99 era in 13 partite, tra cui un 6.40 era a PNC Park, nelle ultime 9 prestazioni da starter ha tenuto un 8.91 era con 2.05 via TP, è vero che ha debuttato molto bene contro i Brewers, ma i Brewers sono in un momento difficile, specialmente in trasferta, il loro attacco tra l'altro non sta segnando molto fuori casa, che è il punto di forza di Milwaukee, quindi attenzione agli underdog, i Pirati a 2.25 ingolosiscono, ci sarà Dario Agrasal al via, in stagione in casa non ha fatto per niente male, 2.25 era con 1 via KP. Il mese scorso ha messo in fila 4 prestazioni di qualità, compresa quella del 6 luglio proprio contro i Brewers, lasciati a 2 run lungo 6 inning, quindi attenzione agli sfavoriti qui.
Passiamo a Cincy, ci sono i Reds, c'è cioè Luis Castillo, non ci sono ancora le quote purtroppo, perché dall'altra parte per gli Angels Patrick Sandoval è al debutto in MLB. Che dire, era stato scelto Sandoval da Houston nel 2015, tradato nel 2018 agli Angels, in AAA Salt Lake City ha tenuto un 6,41 ERA in 15 uscite. Dall'altra parte Castillo abbiamo imparato a conoscerlo, arriva da altri 7 solidissimi inning con una run concessa e 7 strikeout messi a segno contro Pittsburgh, in casa ha un'era di 2,20, non ve lo devo spiegare io chi è Luis Castillo. Tra l'altro i Reds rimangono vivi per la wild card, volendo, hanno chiuso le ultime quattro serie, tre vincenti e una in pareggio, quindi stanno andando molto bene. C'è però il manager David Bell sospeso, insomma, vediamo quando usciranno le quote, me li aspetto però abbastanza bassi con Castillo contrapposto a un debuttante. Andiamo ai Cavs che sfidano gli Athletics. Ieri gli Athletics ci hanno mandato in casa, come abbiamo detto. Oggi sono nettamente sfavorite a 2,30 di quota, non c'è ancora la linea over-under. Per i Cavs, che sono passati in vantaggio in division nella corsa con St. Louis e nella NL Central, dopo una bella serie contro altri rivali di division, ovvero quelli dei Brewers. Oggi inoltre partirà Kyle Hendricks che a luglio ha giocato 6 start, è stato straordinario con 2,25 ERA. Dall'altra parte per Oakland Chris Bassitt ha perso 2 delle ultime 3 prestazioni in trasferta e in questa sconfitta ha concesso 10 run e 12 validi in poco più di 10 inning. Passiamo ora a Minnesota, dove sulla carta c'è una importantissima sfida sia per i Twins sia per i Braves. C'è una bella sfida tra due dei migliori attacchi della Lega, ma c'è anche una bella sfida sul monte di lancio. Allora, Minnesota sta bene, intanto 8 vittorie nelle ultime 10, sta tenendo il controllo di AL Central. Oggi, come detto, partirà Odorizzi. Va detto che nelle ultime 4 uscite dopo l'All-Star Game è stato pessimo con un 6,30 ERA, però nella prima parte di stagione non dimentichiamo il 3,15 ERA con un 10,4 di record. Va anche detto che Odorizzi ha un 6 ERA in 2 sfide in carriera contro Atlanta, tutte però del 2015. Dall'altra parte per i Braves c'è Mike Soroka, 20° star della stagione, un giorno dopo aver compiuto appena 22 anni, il rookie è uno dei migliori della Lega, il migliore in assoluto come home run concessi ogni 9 inning, di media solo 0,52. La settimana scorsa contro Washington un'altra grande prova, una run e 3 valide concesse in 7 inning. 5 giorni dopo aver tenuto Philadelphia a una sola run, questa volta in una prestazione un po' più corta da 4,2 inning. Al momento Soroka è secondo in National League come ERA ed è ottavo sempre in National League come WHIP 1,11. Sta limitando i battitori avversari a 233 di media in 114 inning. Quindi ho sciorinato davvero tanti numeri interessanti per Soroka. Anche qui staremo a vedere. Minnesota gioca in casa, ma è leggermente sfavorita a 2, Atlanta 1,83, linea over-under a 10. Passiamo a San Francisco contro Washington. Qui si potrebbe giocare sui padroni di casa. La quota è uscita da poco, 1,80. Si potrebbe giocare sui padroni di casa non perché i National non abbiano motivazioni, ma perché partirà Eric Fedde che sinceramente nell'ultima uscita contro Atlanta ha concesso 9 run in poco più di 3 inning, ha concesso 7 fuori campo nelle ultime 6, non sta andando per niente bene. Dall'altra parte invece Jeff Sarmazigia è uno dei più caldi in questo momento, è 4-1 con 2-10 era nelle ultime 6 uscite. A Filadelfia la settimana scorsa ha lanciato per 6 inning senza concedere run, che altro dire? Ah, non ha un bel record in carriera contro i National, è 2-9 con 4,80 ERA. Il 17 aprile scorso ha concesso 4 run in 5 inning ai Nets. Però in questo momento il buon Jeff è uno, come detto, dei pitcher più caldi, quindi da considerare la vittoria dei Giants.
Voglio chiudere a LA, cioè, ci sono i Dodgers contro i Cardinals, anche qui sfida molto interessante, la vittoria interessa di più ai Cardinals che però sono andati a 2,40, Dodgers a 1,62, linea over-under a 9, Dodgers molto favoriti perché giocano in casa, sono la squadra che ha il miglior rendimento della Lega in casa, però partirà Tony Gonsolin. Terzo start in Big League nella sua giovane carriera. Non ha fatto malissimo, a dire il vero, in Colorado ha lanciato per soli 4 inning, ma ha concesso una sola run. In Colorado non è mai semplice fare questi numeri, però si è ripreso dopo un debutto pessimo in Arizona. Questa è la sua prima in casa. Vediamo come andrà dall'altra parte. Per i Cardinals pesa molto Michael Wacha, che sta giocando male, è finito pure nel bullpen, nelle ultime uscite, ha lanciato per no, poco più di 9 inning da rilievo, tenendo un 1,93 era. Ha giocato contro i Dodgers l'11 aprile scorso, ha concesso la bellezza di 7 run, tra cui 3 fuori campo, in 3,2 inning. Molto molto male Michael Wacha, ed è lui sicuramente che fa alzare di parecchio la quota dei Cardinals. Anche qui staremo a vedere. Io vi ricordo sempre di entrare nei nostri canali Telegram, avete tutti i riferimenti qui sotto se non ci siete già, e soprattutto di entrare nel mio canale Pro MLB con un piccolo abbonamento. Ogni giorno avete gli studi completi e le giocate su una stagione di baseball americano che continua ad andare bene con le nostre scommesse. Speriamo andrà anche oggi in porto, soprattutto la free pick che, come vi ripeto, è Tampa Bay Rays Toronto Blue Jays. Andiamo sui Rays in run line, meno 1,5, 1,82. Buona fortuna ai Rays, buona fortuna a noi, buona serata a tutti e scommettete sempre con la testa. Ciao!